Siete pronti per vederlo? Eccale qua! Smushy Surprise! Siamo Lola, sono spagnola, per imparare l'italiano a scuola. Mia mammina è perugina, il mio papà è quello che è. Ok, è iniziata la nuova giornata di compagnia. Ok, come potete vedere siamo pazzi. Noi siamo i Mac contro te. Ciao a tutti. Lui è lui. E lei è Sofì. E benvenuti nella nostra folle vita. Ogni giorno una nuova avventura, un nuovo video al giorno insieme per condividere le nostre folli giornate. Ho sbattuto il ginocchio. Perché sei? Codino. Bravo. Voi che ci guardate siete il team troll della famiglia più bella e grande di YouTube. Così bella che udite, udite, udite. Le nostre figurine, che non sono uscite neppure da una settimana, sono già momentaneamente esaurite. Vi rendete conto? Cioè, voi avete svaligiato le edicole, le avete saccheggiate. Di tutta Italia sono al momento introvabili, sono super rare. Non vi preoccupate perché le 10 carte d'oro non sono ancora state trovate. Neanche una. Quindi abbiate un po' di pazienza perché tutti voi avrete il vostro album delle figurine. Perché entro questa settimana ritorneranno disponibili in tutte le edicole. It costs the money. Money. Sì, non sono money, sono figurine che devi sistemare. Mannaggia. Raccogliamo le figurine. Team Frote, ormai da anni ci chiedete di parlare delle LOL. Anni, mesi, magari. Anni e secoli. Lui, da un sacco di tempo, dall'era della Play. Della Play cosa? PlayStation? Dagli anni della PlayStation? Della preistoria. Voi volete che noi prendiamo le LOL? Che le apriamo, le spacchettiamo insieme a voi, che le vediamo per la prima volta. Perché noi non avevamo idea di cosa fosse una LOL. Abbiamo visto che è una pallina con dentro qualcosa. E però non abbiamo idea di cosa sia il contenuto, di cosa ci possa essere dentro. Quindi le andremo a prendere. Dove si prendono? Nel negozio di LOL. E le apriremo insieme a voi. Per la prima volta vedete la nostra reazione nel provare queste LOL. Non abbiamo idea di cosa siano, quindi siamo super curiosi. Forse dentro ci sono tanti piccoli gattini. Ma LOL poi non è la risata quando scrivi LOL. Così è LOL. Quindi sarà qualcosa di super. Ma che sto dicendo? Sarà qualcosa di super divertente. Scusa, se è LOL. Ah, vero, LOL. Quando io LOL. LOL. Un po' di qua i genitori scrivono LOL. LOL. Non sarà una cosa. Dov'è il braccio? Lui, per ogni volta che mi prendi da sotto le ascelle mi fai un male. Guarda che mi potresti slogare le ascelle. Slogare le ascelle? Guarda, ti piacerebbe se ti prendi. Ah, mia, barabim, barabam. Ui, fai pure così. Non è vero. Che devo fare? No. Siamo alla ricerca delle LOL. Sembrano davvero introvabili. Siamo andati già in due negozi e nulla. Dove le dobbiamo prendere? LOL. Lui, non le troveremo mai. 3 hours later. Bene, abbiamo girato per tutto il paese, per tutti i negozi del nostro paese che vendono giocattoli e non abbiamo trovato. Non ci sono. In compenso abbiamo trovato qualcosa di nuovo e che può essere molto interessante. Quindi torniamo a casa e andiamole a provare. Provare. Vai, si sente, canta. Bene, siamo pronti per scoprire di cosa si tratta, cosa oggi proveranno i me contro te, di cosa oggi... Ma già lo sapete perché non l'avete letto dal titolo. Giusto, Luigi, siamo due stupidi. Dovete ricordare, basta, questa volta non può andare... Aiuto! Aia, che poi comunque non sappiamo proprio cosa siano queste cose che abbiamo comprato. Non sappiamo neanche cosa c'è dentro. Siete pronti per vederlo? Eccale qua! Smushy Surprise! Smushy Mushy. Che significa? Lo so, mi sa di qualcosa di...
Ho brullato. Brullato mossino. Vabbè, comunque. Andiamo nell'angolo di laboratorio per provare ad aprire queste cosine. Sono super emozionata. C'è scritto Frozen Delice. Quindi delizie ghiacciate. E poi c'è scritto cosa ci sarà dentro? Perché queste non sono LOL surprise, però sono comunque sempre surprise. Sono smushy surprise. Quindi lui non ci resta che scoprirlo. Cos'hai che sei così pensieroso? Non lo so cosa c'è dentro. Sono frane, sono belle. Andiamole ad aprire. Questo è un frappè. No, non è vero, non è un frappè. Comunque, apriamo. Già mi piace il packaging. Come si apre? No. Apri anche il mio. Ok. Apri anche il mio. Wow. Tomato ketchup. Vediamo questo cos'è. Strawberry smoothie. E questo? Frullato alla fragola, vi rendete conto? Questo è ketchup. Wow. Che poi è giusto, il tuo è più sportivo, più da maschio, il mio è più dolce e carino. Prima di tutto andiamo ad aprire il nostro frullato di fragole. Come potete vedere il contenitore è bellissimo, è tutto rosa con le fragoline piccole piccole e con queste grafiche di frutta. Poi qui c'è un pupazzetto e penso che per prenderlo dobbiamo andare ad aprire il contenitore, quindi apriamo. Oh, c'è un casino lì dentro. Ci sono un sacco di cose. Allora, innanzitutto c'è questo piccolo contenitore con la cannuccia che contiene all'interno un gancetto, una bustina, un profumo di fragola e una fragolina. E poi qui dentro c'è, penso, uno squishy. Sì, è uno squishy super squiscioso. Guardate che carino, le fragoline in testa. Allora, poi bisogna aprire il contenitore, prendere questi, metterci la fragolina. È molto difficile, come si fa? Ragazzi, è molto difficile. È un'opera di microchirurgia. Bisogna legarglielo qui. Questo è uno dei quattro che potevamo trovare. Vedete, qui c'è questo fogliettino. Noi abbiamo lei, che si chiama K-City Kitty and Kami Cotton Candy. Perché guardate che carine, questa è la cotton candy. Sono amici per la pelle. Sono super morbidi e profumati. E adesso tocca a me andare ad aprire il tomato ketchup. È caduto. Anche qui abbiamo braccialettini, sacchettino con oggettino profumato. Vediamo quale sarà mai. Oh! Ma cos'è? Una piccola pizza, lui. Una pizza. No, non è pizza, dovrebbe essere. È una pizza. Un odore buonissimo. Ma dovrebbe essere tipo sushi. Penso che questo è il riso, questa l'alga. A me sembra proprio una pizza. Non lo so. È una pizza margherita. Va bene, poi vediamo qui cosa c'è. Oh! Scoiattolo! Uno scoiattolo con gli spaghetti in testa e la salsa. Lui non profuma tantissimo. Qui dentro c'è il libricino con tutta la collezione. Andiamo a vedere quali abbiamo noi. Wow, ma sono tantissimi questi. Guardate qui, noi abbiamo lui. Quello col sushi. E ne mancano tantissimi. Oh. Abbiamo il barattolino piccolo piccolo di ketchup. E cade tutto, ma perché cade tutto? Lui devi fare le cose con delicatezza. Delicatezza. Piccole piccole. Ecco qui i nostri due smushy mushy. Il mio più bello. Sono davvero stranissimi, ma super fighi e super carini. Dolcezza. A noi sono piaciuti un sacco. A voi cosa ve ne pare? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e fateci sapere se vorreste che noi facessimo altri video utilizzando questi cosini qui. Vi piacciono di più i smushy mushy o le LOL? O magari qualche altro gioco in particolare che noi potremmo andare a prendere e provare per voi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Ma comunque, se volete prendere le nostre maglie, mago3d.it/shop sono le maglie più fighe e carine di sempre. Iscrivetevi, prendete la parte anche voi del team. Entrate, clicca nel video e vi sta per comprare che sarebbe l'avventura di ieri. Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao! E noi non ci fermiamo, no, non ci arrendiamo. Sì, andiamo. Ma noi non ci arrendiamo perché le LOL le vogliamo. E quindi andiamo a prendere, lo sappiamo!